questo per dire che poi la forza del film è legata alla forza interpretativa di questi attori straordinari, soprattutto di Semih e Mustafà. E grazie alla loro purezza, alla loro intensità, al loro sguardo, no? Il film poi arriva al cuore di tanti spettatori. Questo ci tengo a dirlo, perché io, insomma, a volte ti ritrovi a prendere dei meriti che sono invece sono meriti di una squadra. Ecco, eravamo un gruppo, eravamo una squadra e credo che quella forza, quella ingenuità anche, che quella grande umanità che sei tu ha messo nel suo personaggio e che ha anche nella vita, perché poi sei tu viene da una... Intanto, diciamo, è abbastanza divertente il fatto che lui in realtà vuole ancora oggi, vuole fare il calciatore, non vuole fare l'attore. E quindi quando siamo andati a fare i casting in Senegal, Mustafa viene da una periferia povera di Dakar dove studiava recitazione in una piccola scuola di teatro. E quindi in qualche modo era già indirizzato. Mentre sei tu, vive a un'ora e mezzo da Dakar, in una cittadina che si chiama Thiès. La mamma e la sorella sono attrici amatoriali e lui aveva questo sogno di fare il calciatore. Un giorno sono andati, perché io stavo ancora in Italia, sono andati a fare il casting a Thiès e c'era tra le persone che organizzava il cast, evidentemente perché la sorella era attrice, quindi si conoscevano, gli hanno detto: guarda, questo giorno facciamo il cast, avverti tuo fratello. Quella mattina sei tu, invece di andare un po' tipo Pinocchio, perché poi è un Pinocchio, è un Pinocchio e Lucignolo, sono una coppia, e quella mattina invece di andare al cast sei tu a giocare a calcio. Lo chiamano la sorella e gli dicono: guarda che tuo fratello non è mai arrivato qui. Lei va al campo di calcio, lo prende e lo porta al provino. Arrivano, questo racconto l'ha fatto sei tu qualche settimana fa, un mesetto fa, non l'avevo mai sentito fare ed è secondo me emblematico dell'aspetto magico di questo film, che è un po' magico questo. Ah, lui va insieme alla sorella, arrivano e il cast era praticamente c'erano più di 100 persone, non facevano più entrare nessuno. Quindi dice: mi dispiace tanto. Rimangono qualche minuto lì e poi con un taxi se ne ritornano a casa. Mentre stanno tornando a casa, si accorge che aveva perso le chiavi. Quindi le chiavi, un elemento proprio simbolico. E ritorna a cercarle vicino a dove stavo facendo il caso. Lo notano, gli dicono: vabbè, se stai ancora qua, già che sei qua, rientra. E ha fatto il provino. Poi, quando è arrivata la chiamata per andare a Dakar a fare l'altra prova, lui chiaramente non voleva, e la madre gli ha detto: guarda, visto che noi non possiamo più, insomma, per vari motivi non possiamo più recitare, fallo tu. E quindi lui ha accettato di andare a fare questo provino, poi è stato scelto. Io ho preferito lasciarli un po', diciamo, non dargli mai la sceneggiatura. Ecco, loro non sapevano realmente se i loro personaggi ce l'avrebbero fatto o no e che tipo di avventura avrebbero vissuto. Quindi diciamo che giorno per giorno giravamo in ordine cronologico e giorno per giorno gli davamo la scena della nuova avventura. Quindi loro speravano di farcela. Come i personaggi della sceneggiatura avevano questo sogno di uscire dal Senegal, di scoprire il mondo, come tanti giovani, e questo aspetto li aiutava a creare una sorta di matrimonio tra loro come persone e i personaggi.
In più ho inserito dentro una sceneggiatura che non c'era il fatto della musica, perché conoscendovi ho scoperto che entrambi condividevano anche questa passione per la musica. E quindi ho iniziato questo viaggio.